Grazie Presidente, eccomi qua. Allora, qui parliamo di una la 130, un riconoscimento a sanatoria, okay, di un debito fuori bilancio relativo a un credito per diciamo l'approvazione appunto di un debito riveniente da un decreto ingiuntivo emesso nel 2015. Parliamo di sezione lavoro, quindi con molta probabilità un credito di lavoro, no? Quindi dipendenti di Roma Capitale o comunque qualcuno che ha prestato servizio o comunque un'opera per Roma. Ora, parlando di questo debito fuori bilancio, che è molto probabilmente speculare a molti altri, vi posso dire che, facendo un esempio, ecco, questo debito fuori bilancio ha un decreto ingiuntivo emesso nel 2015, quindi precedentemente a questa amministrazione. Ora, a me non piace perché non è proprio mia abitudine parlare di alunni, maestri, professori, addirittura di elezioni politiche, no? Andiamo un po' anche fuori tema. Io penso sempre che ci debba essere un corretto dialogare tra i consiglieri, perché alla fine siamo tutti, no, consiglieri sulla stessa barca, benché di maggioranza e di opposizione, con idee diverse. Qui abbiamo, come in molti casi abbiamo visto anche in Commissione bilancio, purtroppo, delle sentenze esecutive, questo è un decreto, ripeto, ingiuntivo del 2015 per crediti di lavoro, che vede sempre lo stesso schema, no? Un'emissione di decreto ingiuntivo sulla base di un documento fornito dal creditore, ovviamente, in cui il giudice mette il decreto ingiuntivo, poi successivamente spesso un atto di precetto e spesso purtroppo anche un pignoramento presso terzi. Il che significa una cosa molto semplice, che tra l'altro condivido anche con le doglianze dell'opposizione, l'ho sempre sostenuto, lo sostengo ora, l'ho sostenuto in commissione, lo sostengo sempre. Queste lungaggini come dire, di gestione di alcuni debiti fuori bilancio che portano non solo a una sentenza, ma ovviamente a ulteriori atti processuali che vanno inevitabilmente a far lievitare il costo, chiamiamolo così, di un credito che originariamente poteva essere minore rispetto a quando si arriva a un pignoramento presso terzi, sicuramente una cosa patologica. Ora, a me, io non amo fare questo tipo di attività, ma me lo permetta, Presidente, però devo parlare nella qualità di Presidente sopravvenuto della Commissione bilancio, devo purtroppo fare una constatazione. Ecco, è una cosa poco simpatica, però mi sono divertita un po' a guardare i numeri. No, e questo anche un po' a nostra difesa, se vogliamo. Dal 2008 al 2015 io vedo attraverso la sezione atti e deliberazioni, che è alla portata di tutti, no, sul sito, di 57 debiti fuori bilancio approvati. Quindi in 8 anni troviamo 57 debiti fuori bilancio. Se io mi faccio un calcolo, anzi, invece dal 2016 al 2020, cioè ad oggi, noi ne abbiamo 374. Quindi 6 volte abbondanti il valore degli 8 anni precedenti. Ma questo non vuol dire chi è bravo, chi non è bravo. A me questo non interessa. Io penso che interessi all'utente o comunque al cittadino che ha prestato un servizio, un'opera, oppure dei beni nei confronti dell'amministrazione, vedersi riconosciuto il proprio credito. E questo è il punto. In qua stiamo parlando veramente ci stiamo attaccando fra noi su una cosa che tra l'altro è abbastanza, come dire, pacifica, su cui il Consiglio Comunale non può fare veramente più di tanto. Questo perché ve lo dico? Perché vorrei ricordare che non solo è compito dei consiglieri portare in approvazione i debiti fuori bilancio, poi sulla parte relativa alle lungaggini politico-amministrative che ci sono dietro, ripeto, io concordo, non ho nessun tipo di rilievo da fare, però c'è anche da dire che se un giudice decide e quindi determina una cifra, lo dice la giurisprudenza questo, che nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva e non potendo in nessun caso impedire il pagamento del relativo debito. Ora, anche facendo un rapido excursus delle vecchie delibere negli anni precedenti, ognuno, ho notato, si vota i suoi debiti fuori bilancio. Stessa cosa ha fatto il centro-sinistra, stessa cosa facciamo noi oggi. Però insomma, ripeto che l'iter non sia perfetto perché comunque un sistema, come dire, una patologia del sistema, su questo non ci piove.
E che sia anche questa amministrazione, no? In qualche modo ha maturato qualche debito fuori bilancio. Beh, devo dire che debito fuori bilancio, essendo una peculiarità della pubblica amministrazione, non deve arrivare al patologico, perché il patologico lo vediamo con le 374 delibere approvate in questa consigliatura. E approvarle significa pagare i nostri debitori, non significa sprecare soldi. Poi quello che c'è a monte, ripeto, lo sottoscrivo e lo condivido. Detto questo, questa amministrazione non è che ha corretto, cioè si dice che non ha corretto la rotta invece è stata comunque aggiustata. Perché? Perché il pagamento di questi debiti fuori bilancio è già di per sé una novità. Il pagare il debito fuori bilancio non è soltanto una sanatoria o la chiusura di un cerchio contabile, è inserire i soldi a bilancio per pagare i creditori. E se nessuno inserisce questi fondi, ovviamente, continueranno a crescere questi debiti. E quindi diciamo ci sta anche la volontà e la correttezza di voler rubare, a prescindere da tutto quello che si vuole dire. Poi, insomma, andiamo anche a vedere, perché guardate, leggere l'elenco fa anche un po' scuola. Ci sono una marea di lettere E, quindi non di sentenze esecutive approvate nel dicembre 2016 da questa amministrazione. Che significa? Che le I debiti fuori bilancio sono stati presi al volo, ok? Senza arrivare alla sentenza esecutiva. Se poi si è arrivati, e siamo oggi nel 2020, a approvare anche delle sentenze esecutive, è normale che con il decorrere del tempo quelle lettere E diventino delle lettere A, quindi diventino delle sentenze. Il creditore è stanco di attendere, no? Lo stanziamento di fondi in bilancio, ce ne sono tantissimi di debiti fuori bilancio, e quindi si arriva a sentenza, ma ripeto, è patologico e anche fisiologico. Quindi, insomma, non credo che qualcuno ci venga a cercare se non approviamo i debiti fuori bilancio. Ormai così di fronte a una sentenza esecutiva. È giusto che vengano pagati i nostri creditori. E detto questo, guardate, vi faccio soltanto due esempi e poi chiudo. E veramente non voglio perdere tempo, far perdere tempo all'aula, perché questi debiti hanno approvato. Per esempio, abbiamo una lettera E, guardate, il 29 dicembre 2016, e nel 2016, primo anno di questa consigliatura, approviamo un debito fuori bilancio relativo a fatture insolute, quindi non pagate, per esempio, per utenze elettriche per Acea Energia SPA, quasi 9 milioni di fatture. Sono nello specifico in delibera 15.455 fatture non pagate per l'utenza elettrica degli uffici di Roma Capitale, e sono fatture non pagate nel 2013. Ok? Nel 2016 vengono pagate dall'amministrazione, da questa amministrazione. I consiglieri 5 Stelle votano a favore, ovviamente gli altri contro, mentre gli altri non pervenuti. Ok? Altro esempio, e poi chiudo. Lettera A, ecco qui abbiamo una sentenza, la sentenza già nel 2016 comunque. 1 milione di euro con rivalutazione monetaria e interessi legali per 2014, anno 2014, in cui una sentenza del Tribunale condanna il risarcimento nel favore di un'impresa per perdita di chance per la realizzazione di un parcheggio, perché varie situazioni politiche, anche all'epoca un po' di incertezza, hanno portato evidentemente a una perdita di chance. Il Movimento 5 Stelle approva, altri votano contro, altri non pervenuti. Quindi, cosa significa? Questo è un dovere dei consiglieri, poi ognuno ovviamente vota ciò che vuole, ci mancherebbe, con le sue motivazioni. Però ecco, nessuno vuole dire che qualcuno è bravo, che qualcuno non è bravo. Questi sono dati di fatto. È chiaro che ognuno voterà ciò che si sente di votare, ma almeno, insomma, non ci attacchiamo fra noi puntandoci il dito, perché va preso atto di quello che è accaduto e questa amministrazione, e spero anche quelle future, prendano atto, paghino in tempo, perché già dal 2016 sino ad oggi il dovuto noi lo abbiamo dato, abbiamo stanziato soldi in bilancio per questo. Insomma, i numeri, anche facendo un rapporto tra amministrazione presente e quelle passate, senza, ripeto, voler fare polemica, ma sono dati, insomma, un po' la dice lunga, no? È il motivo anche per cui ci troviamo così tanti debiti fuori bilancio, perché evidentemente si sono, come dire, cumulati in un certo periodo storico. E come si suol dire, anche questo, insomma, Presidente, lo lasciamo agli atti. Grazie.